bilancio della giornata oserei dire ottimo. Ci sono pochi eventi riguardo il Mobility Broker in cui puoi conoscere comunque colleghi che fanno la tua stessa attività e quindi confrontarsi sui modi di lavoro che ognuno ha, diversi da regione a regione, ma soprattutto anche conoscere quelle che sono un po' le dinamiche nuove del settore. Importantissimo sono questi incontri perché mettono a confronto realtà che sono molto simili tra di loro e che si conoscono soltanto nel momento in cui si mettono in comune in un evento. Un tema che mi ha colpito è la capacità di trovare una coesione tra persone che fanno questo mestiere, la necessità di federarsi o confederarsi all'interno di una professione di questo tipo. La relazione sempre più stretta tra concessionario e broker deve aumentare sempre di più. La concessionaria ci vede ancora come, diciamo, concorrente, quando in realtà deve vederci come un partner assoluto. Trovare uno spazio anche per i concessionari, per i dealer, perché il rapporto tra broker e dealer è una delle chiavi di accesso di questo settore e una delle chiavi di gestione del territorio sul prodotto del noleggio a lungo termine. Ritengo molto interessante il Mobility Broker, è il secondo anno che vengo, ci sono sempre delle novità, gli interventi sono stati tutti molto interessanti, mi ha colpito molto soprattutto quello del professore dell'Università di Bologna, che si parlava di Confindustria, del noleggio a lungo termine, che secondo me è una cosa molto interessante. Credo che gli spunti toccati oggi principali siano: uno, il fatto di evolvere da broker singoli al fatto di creare delle sinergie tra di noi, il fatto di poter pensare a un'opportunità associativa che ci consenta di qualificare anche il nostro ruolo e posizione. In merito all'evento, bellissimo, come anche l'anno scorso, credo che sia un momento importante anche di confronto sia con voi che con i colleghi e con alcuni dei costruttori presenti. We'll be right back.